magari faccio appena un più piccolo, ecco così. Ok. Perfetto. Sempre se riuscite a togliere il volume, per cortesia, in aula. Qualcuno si ricorda qualcosa dell'altra volta? Assolutamente nulla. Non vi ricordate neanche di essere venuti qui martedì scorso a tenere la lezione, a seguire la lezione. Esatto. Riuscite a togliere il volume? Ok. Benissimo. Allora, l'ultima volta, l'ultima cosa che abbiamo visto erano i dictionary. Avevamo visto il filettino di esempio, conta l'occorrenza di una parola in un file di testo. Così facciamo tipo come nelle serie TV, no? Facciamo un attimo ripasso dell'ultima. C'è un file di testo che si chiama file.txt con molta fantasia che contiene un elenco di parole. Dopo magari guardiamo anche il file. E quello che viene fatto qua, beh, è stato creato un dizionario vuoto, poi con il metodo con il with, ricordate che abbiamo visto la differenza fra fare l'open assegnato a un file oppure utilizzare il with, ci garantisce, diciamo, che il file viene chiuso correttamente in ogni caso. Dopodiché ci scorriamo tranquillamente le righe all'interno del file di testo, quindi scorrendolo, essendo un file di testo, lui già capisce che stiamo scorrendo le righe. E dopodiché abbiamo utilizzato questo sistema un po' particolare. Allora, conteggi abbiamo detto condizionario. Avendo le parentesi quadre, noi che cosa facciamo? Gli diamo dentro la chiave. Perché vogliamo assegnare un elemento, un valore, a un certo elemento di questo dizionario. La chiave per noi è la riga, perché per ogni riga c'è una parola. Con uno strip, così eliminiamo se ci sono degli eventuali spazi prima o dopo, in via capo, cose strane. Quindi noi stiamo dicendo che vogliamo assegnare un elemento utilizzando la chiave, al valore che usa la chiave, che è la parola che abbiamo in questo momento nella nostra riga. Questo elemento, adesso inizialmente quando comincia il ciclo, il primo giro sarà sicuramente assente e quindi lui. Quello che noi a destra dell'uguale andremo ad inserire, lui lo aggiungerà automaticamente nell'elemento nel dizionario e lo valorizzerà. Nelle righe successive potrebbe esserci come no. Se è un valore del dizionario già presente, io vado a sostituire il valore con quello nuovo, a destra dell'uguale. Se invece non c'è, come nel primo caso, viene aggiunto con il nuovo valore. Andiamo a vedere che cosa facciamo a destra. Io prendo sempre conteggi, però in questo caso prendo. Conteggi get. Allora, noi se vogliamo leggere un certo elemento di un dizionario, il metodo più facile è sicuramente quello di usare le parentesi quadre e metterci dentro la chiave. Il metodo get, di differenza, ha soltanto che ci consente di impostare un valore di default e ci permette quindi di poter andare a leggere un elemento anche se non siamo sicuri che ci sia. Quindi, invece di dover dire if l'elemento è nel dizionario, fai così, altrimenti fai colà. Noi facciamo col get e gli diciamo se non c'era già, gli facciamo finta che c'era 0. Se c'era già, invece un valore mi dà il valore che c'era già dentro. Questo restituirà il valore che io sono andato a inserire dentro il dizionario precedentemente, oppure 0, io gli faccio più 1. E quindi questo qua cosa mi garantisce? Che io o prendo il conteggio che ci avevo messo precedentemente delle volte che avevo trovato quella riga, e poi ci aggiungo 1,
oppure 0, che non avevo mai trovato fino adesso, e mettendoci più 1 diventa 1, quindi il primo conteggio dell'elemento. Poi il ciclo successivo in realtà serve soltanto per dare l'output, quindi non ha una funzionalità, ma semplicemente per poter scrivere le parole che ci sono dentro ai dizionari con il numero di volte che sono state trovate. E come vedete, lui ha detto che ha trovato due volte Luca, due volte Andrea, due volte Paolo, una volta Silvia, una volta Giulia. Io faccio il cut del file. Come vediamo, cioè nella lista ci sono due volte Andrea, due volte Paolo, due volte Luca. Paolo è qui e qui, eccetera. E da non lo apre, lo visualizza. Ovviamente in Linux. Domande no, questo era solo un ripasso, l'avete capito benissimo. Allora, adesso guardiamo invece una roba più strana, i decoratori. Ciao. Allora. Intanto partiamo con un concetto che non è strettamente legato ai decoratori, ma è legato a Python. Le funzioni sono oggetti e possono essere usati come variabili. Allora, questa cosa qua in Python può spaesare un pochino le prime volte, è molto usata ed è potentissima, perché potete fare dei giochi incredibili. Ovviamente, come in tutte le cose di Python, potete fare anche cose terrificanti, però, ok? E a volte potete anche incappare in alcuni errori strani. Allora, qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo definito una funzione, che con molta fantasia si chiama funzione, che prende due parametri, A e B. Ritorna il prodotto di A e B per B, molto semplicemente. Poi qua cosa facciamo? Facciamo una cosa un po' strana. Io a Pippo assegno funzione. Attenzione, io ho usato la parola funzione senza le parentesi tonde. Okay, questa è una differenza su cui dovete stare molto attenti. Perché io in questo caso sto prendendo la funzione, non sto prendendo il risultato della chiamata della funzione, ma sto prendendo proprio la funzione stessa che è stata definita. E la sto assegnando a Pippo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che adesso io ho due etichette, Pippo e funzione, che puntano alla stessa funzione, ok? Nella riga successiva faccio la stessa cosa con Pluto. Quindi faccio Pluto uguale funzione, ora io ho tre etichette che chiamano la stessa funzione. Quindi io posso chiamarla come Pippo, funzione o Pluto, ed è uguale. Infatti, qua cosa faccio? Provo a fare print di Pippo. Gli passo 2 e 3 e lui mi dovrebbe restituire il prodotto. Prova a chiamare Pluto e prova a chiamare funzione, dandogli valori diversi. Qua faccio un'altra cosa, che è provare a dare come output la funzione stessa. Adesso vedremo che cosa dà. Poi un'altra cosa che faccio, siccome la funzione è un oggetto, tutti gli oggetti in Python hanno già predefinito una proprietà che si chiama dunderName, che ci dice come si chiama quell'oggetto lì. Andiamo a vedere che cosa succede, fare queste cose un po' strane. Ok. Adesso volevo vedere se riesco a fare. Eccolo. Perfetto. Che bello. Beh, rimpicciolisco un pochino. Così si vede tutto? Un po' anche di qua.
Vediamo anche di qua. Ok. E, quindi cosa succede? Il primo print è la chiamata di Pippo con 2x3, quindi 2x3 fa 6. La seconda faccio 4x6 che fa 24, ho chiamato Pluto, ma è uguale. E la terza volta ho chiamato funzione, che era quello originale, e 7x2 fa 14, e tutti i calcoli tornano, quindi almeno questo. Poi però che cosa faccio? Io ho fatto print di funzione, e lui cosa mi ha detto? Oh, allora, tu mi stai chiedendo di darti come output un oggetto, e io ti do una rappresentazione di questo oggetto, che è quella di default. Cioè ti dico intanto che tipo di oggetto è una function, come si chiama, funzione, e poi mi dice, diciamo, mi dà un puntatore all'interno del suo compilatore di dove è stato, diciamo, allocato questo oggetto. L'ultima riga, noi abbiamo chiesto di sapere come si chiama la funzione. E anche se noi lo stiamo chiedendo di Pippo, però si chiama funzione, perché è il nome originale che noi abbiamo dato a questa funzione, ok? A questa function, così facciamo meno confusione forse. Tutto chiaro questo? Non vede domande, dubbi, perplessità? Perfetto. Ok. Adesso invece facciamo una cosa un pochino più strana. Simile, ma strana. Adesso abbiamo fatto una funzione che abbiamo chiamato chiamatore, quindi una funzione che chiama un'altra funzione, ok? Gli passiamo tre parametri, A, B e un altro terzo parametro che è operazione. Adesso andremo a vedere che cos'è per noi operazione. Al suo interno lui che cosa fa? Chiama operazione con le parentesi tonde e gli passa A e B. Ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che lui si aspetta che noi, come terzo parametro, gli passiamo un oggetto che in Python si definisce callable, che di solito è una funzione, ok? E quindi noi ci aspettiamo un oggetto che può essere chiamato. Per chiamare, fare la chiamata, si usano sempre le parentesi tonde. E quindi noi ci aspettiamo alla fine che venga passato come terzo parametro una funzione che noi chiamiamo passandogli i due parametri precedenti. Dopodiché cosa facciamo? Definiamo due funzioni normali, che sono quello di somma, sempre i due parametri A e B, e restituisce A più B. E l'altra funzione, che si chiama moltiplicazione, sempre due parametri, però in questo caso restituisce il prodotto. Dopodiché cosa facciamo? Chiamiamo il nostro amico chiamatore con i valori 5 e 7 e gli passiamo come parametro la funzione che fa la somma. Nel secondo caso, invece, chiamiamo sempre chiamatore, gli passiamo altri due numeri, ma gli passiamo come terzo parametro la funzione che fa la moltiplicazione. Quindi cosa succederà? Succederà che lui, il primo giro, chiama la somma e ci restituisce l'esito della somma, nel secondo caso lui chiama la moltiplicazione e ci restituisce l'esito della moltiplicazione. Vediamo se è vero. Dodici e 35. Diciamo che qua ho fatto alcuni esempi per avvicinarvi mentalmente al concetto del decoratore, che è una cosa un po' strana, ma anche quella lì è mostruosamente potente in Python, che però utilizza un po' questi meccanismi. Quindi voi vi dovete ricordare che le funzioni in Python sono degli oggetti come gli altri, e quindi puoi farci tutto quello che ci fai con gli altri, compreso sovrascriverli. Adesso qua non ce l'ho messo l'esempio, però se io faccio una certa funzione, anche una funzione di una libreria standard di Python, e gli assegno qualcosa, non la chiamo più. Perché non gli assegno un'altra funzione, o se gli assegno un oggetto, un numero, dopo non la riesco più a chiamare quella funzione. Ok. Ci sono dubbi qua? Niente, tutto chiarissimo. Operazione, allora, ovviamente Tutte e due, perché l'oggetto è una fun è uno, la funzione è un oggetto,
Però in questo caso noi ci aspettiamo un oggetto che è callable, quindi è chiamabile, che di solito sono le funzioni. Prova a immaginarti un sistema in cui tu puoi avere in qualche modo un sacco di funzioni e invece di fare e puoi mettere addirittura queste funzioni dentro il dizionario. Invece di chiamare, di fare uno switch, un match come abbiamo visto l'altra volta, fare degli if, tu usi la chiave, magari presa da una lista, da qualcosa che ti viene da un input di un file. Per andare a cercare la funzione che vuoi chiamare e fai una cosa che la chiami in automatico. È mostruosamente più efficiente. In realtà, adesso nell'ultima versione di Python hanno introdotto il match che abbiamo fatto vedere 2 lezioni fa. Però, fino alla versione 3.8 e 3.9 così, dicevano che non serviva. Perché in moltissimi casi in cui tu volevi fare delle cose simili al match, le potevi fare facendo dei dizionari di funzioni, facendo tutti i giochini un po' strani. L'hanno fatto un po' più esplicito. Non so dirti se adesso io non l'ho ancora usato, non ho ancora avuto dei casi. Sicuramente ci sono molti casi in cui riesci a scrivere del codice più fluido perché non sempre fai tutti questi algoritmi un po' particolari, insomma. Anche perché a volte magari preferisci la leggibilità se non hai bisogno di buoni o cose di questo tipo. Però diciamo che quando fai delle cose non c'è. Magari dove hai bisogno di ottimizzare molto, utilizzare queste tecniche velocizza tantissimo. Quindi questo qua io l'ho fatto più che altro come esempio per farvi avvicinare mentalmente a un concetto che adesso vi spiegherò nel terzo file. Anche perché si pensa se ci si poteva direttamente mettere direttamente come richiamo È evidente, evidente. Io l'ho fatto perché vi ho mostrato come può essere parametrizzato anche la funzione che chiami. Sì, è un esempio che doveva un po' introdurre questo concetto qua. Ok, per arrivare qui, dove arriviamo adesso? Le funzioni possono essere usate come decoratori. Allora, intanto che cos'è un decoratore? Un decoratore è questa cosina qua. Voi potete mettere prima della definizione di una funzione un tilde e un nome. Può anche avere dei parametri, può avere insomma varie eccezioni varie. Farlo è un modo implicito, molto sintetico. Per fare un sacco di cose meravigliose, cioè ci sono in un sacco di librerie decoratori che fanno cose incredibili. Cioè, tu fai delle funzioni che fanno quattro cose, ci cioè appiccichi un decoratore e diventa un web server. Cioè, insomma, per farvi capire un po' l'entità, no? Quindi sono molto usati, è bene capire cosa fanno, magari anche solo per usare quelli che trovi in giro, ma a volte anche per fare dei tuoi, perché possono fare cose molto comode. Alla fine però che cos'è un decoratore? È una direttiva che viene data al compilatore che ci dice che noi quella funzione, quando la chiamiamo, non la chiamiamo direttamente, ma chiamiamo una funzione a cui questa funzione che vogliamo chiamare viene passata come parametro. Okay? Fa quello che abbiamo fatto noi con il chiamatore, okay? Lo fa in una maniera un po' diversa, però il concetto è quello. Quindi cosa succede? Io qua ho fatto una funzione, ho definito una funzione che si chiama prefisso, che prende un unico parametro che ho chiamato function. Dunque, non è una parola chiave in Python. Quindi è evidente che questa funzione prende come parametro una funzione. Ok? È un gioco di parole. E che cosa fa? Scrive, in questo caso un testo che è prima, punto, e mette come end niente. Quindi vuol dire che lui mette una stringa prima di un eventuale output che potremmo dare noi con la nostra funzione. Fatto questo, ritorna funzione, quindi ritorna la funzione che noi gli abbiamo passato. Ok? Quindi in pratica questo sistema qua ci consente di fare delle cose prima di chiamare una funzione. Ci sono molti altri esempi che comunque vedremo meglio anche in seguito.
Adesso non dico nella prossima lezione perché siamo già nell'ultima lezione, però dopo vedremo un altro concetto ancora più avanzato che sono i decoration factory, cioè praticamente tu fai dei decoratori costruiti dinamicamente per fare delle cose ancora più avanzate, ma adesso intanto rimaniamo, ci arriviamo piano piano, diciamo. E quindi che cosa succederà? Che io tutte le volte che chiamo questa funzione qui, che dovrebbe darmi semplicemente un output, in questo caso lui ci appiccica prima all'output la parola prima, punto. Ok? È forse più complicato da spiegare che da far vedere. In pratica questa funzione qua, quando io ho fatto la chiamata, la funzione di per sé non fa altro che scrivere output. Non fa altro, ok? È molto stupida. Però io nel momento che l'ho chiamata, e qui ho fatto solo questa chiamata qui, e quindi l'unica cosa che viene eseguita in questo modulo è la chiamata a chiamata, lui mi scrive prima, punto e output. Perché lui automaticamente, il compilatore, sa che tutte le volte che noi la chiamiamo, lui deve non chiamarla direttamente, ma lui chiama prefisso passando questa funzione come parametro, la quale dà questo output. E poi restituisce al compilatore la funzione che deve essere chiamata, che quindi fa la chiamata come era programmata, insomma. Esatto, sì. E la prima riga quale? Cioè, dici questa? Adesso viene Nello a dare un'occhiata. Di solito è il gioco delle piccole differenze, cioè sembra uguale ma non è proprio uguale. C'è un'altra domanda su questa qua, è una cosa un po', cioè un po' Inception, se c'entriamo. Esatto, concettualmente è quello. Il decoratore, esatto, sono i decoratori. È un concetto veramente tanto usato. Allora, normalmente vi capiterà molto più spesso di usarli che di farne, di voi, di vostri. Però io devo dire che mi è capitato di farne tanta roba. Sì. Anche perché tu, adesso vedremo anche gli esempi, ma puoi anche modificare i parametri. Cioè, a me ad esempio è capitato di fare una cosa tipo qua, dovevo fare delle funzioni che mi servivano per generare dei pezzi di HTML da dover montare. Io gli passavo dei parametri che mi servivano per costruire, non so, il titolo, piuttosto che magari delle caselle di input, delle forme, cose di questo tipo. E lui cosa faceva? Questa funzione qua effettuava delle verifiche sui parametri che gli passavo ed eventualmente ci aggiungeva dei parametri, dei pezzi, prima di passarli alla funzione vera e propria. Quindi io avevo già scritto un sacco di funzioni, mi sono accorto di un po' di problemini, invece di doverle ritoccare tutte quante, ci ho appiccicato su un decoratore che me le aggiusta tutte. Così di questo tipo. C'è una domanda, Giovanni chiede, domanda, nel decoratore la variabile end a cosa serve? Sì, se hai perso qualcosa, in pratica è un parametro di print. È possibile, diciamo che print di default scrive, dà come output la stringa che tu gli hai passato come primo parametro e alla fine aggiunge un invio a capo. Tu puoi metterci end uguale a qualcos'altro e lui invece di metterci l'invio a capo ci mette quel qualcos'altro che gli hai aggiunto. In questo caso noi ci abbiamo messo una stringa vuota, che vuol dire che lui non va più a capo. Avremmo potuto metterci un tilde, un simbolo, qualsiasi cosa che poteva fare uguale. Giovanni, ringrazio. Prego. Nessun'altra domanda? Chi ha eseguito il codice è riuscito a eseguirlo? Funziona? Va bene, al limite. Comunque questi qua adesso nello zip, non mi, forse non li ho messi perché non li avevo ancora fatti, però dopo li metterò scaricabili. Ok. Allora, passiamo alla vera e propria terza lezione, chiamata anche lezione 2 perché si parte da zero, no?
questa qua è quella che ho messo un pochino meno a posto. Così. Allora, facciamo un pochino un cambio di argomento, così andiamo in ordine alfabetico. Partiamo alle classi. Ricordate cosa sono le classi? Allora, facciamo un pochino Vim. Però rimaniamo in argomento decoratori. Ok, allora. Adesso abbiamo fatto la nostra classica classe auto. Ho fatto degli esempi simili alla prima lezione. Automobile secondo Python. Abbiamo fatto un costruttore, che è una function, una funzione, che come vi ricordate deve chiamarsi dunder init e avere come primo parametro self. Questo automaticamente il compilatore, nel momento che noi allochiamo un nuovo oggetto, chiama questa funzione e quindi esegue le operazioni di inizializzazione della nostra classe. Poi ho fatto una cosa particolare, ho utilizzato un decoratore, ve li ho appena spiegati, pronti pronti li usiamo. Questo è un decoratore già integrato in Python, non l'ho scritto io, e non sono mai andato a guardare come è fatto. Sono in mente in questo momento che potrebbe essere una cosa interessante da scoprire. E cosa fa questo decoratore? In pratica trasforma quella che è una classica funzione in una proprietà. Qual è la differenza fra una funzione e una proprietà? Un metodo e una proprietà? Qualcuno potrebbe dire che alcuni metodi sono proprietà e alcune proprietà sono metodi, però questo è un altro tema. E in pratica adesso vedremo, la differenza è nel modo con cui noi li chiamiamo, in cui noi gli assegniamo un valore o ritorniamo un valore. Allora, ci sono alcuni linguaggi in cui questa cosa qua è un pochino tollerata, cioè nel senso che magari come pratica viene fatto, di fare delle cosiddette funzioni per accedere alle proprietà interne, quelle che noi definiamo private, come ad esempio in questo caso il colore, e quindi si fanno delle funzioni che magari si chiamano get underscore colore e set underscore colore. E magari in altri linguaggi come Java o meno non c'è il passaggio di self perché c'è automaticamente il compilatore ci mette in funzione this o cose di questo tipo, e quindi poi io se faccio la get colore faccio un return come in questo caso del colore, se faccio set colore passo un parametro che verrà utilizzato per valorizzare la proprietà interna. È quello che si fa anche in Python, però in Python è poco pitonico, come dicono i pythonisti, e è sempre consigliato, se vogliamo fare questa cosa, creare delle property e quindi utilizzare questo decoratore. Allora, questo decoratore qua però diciamo può essere utilizzato in due modi. Il primo modo è questo. E questo ci crea una proprietà in lettura, in sola lettura, perché noi possiamo fare delle funzioni, dei metodi, essendo dentro le classi, che ci consentono di leggere i valori di alcune proprietà private, ma non siamo obbligati a fare un metodo per poterle scrivere, perché magari la scrittura di queste proprietà private viene fatta attraverso alcuni meccanismi e chiamate di altri metodi o attraverso solo l'inizializzazione o l'accesso al database o che ne so. Se invece abbiamo bisogno di fare anche la scrittura di queste proprietà, allora dobbiamo far arricchire la nostra classe con un secondo metodo, una seconda funzione, che si deve chiamare come la precedente, quindi è sempre colore, deve ricevere sempre come primo parametro self, come secondo parametro è il valore che noi vogliamo assegnare alla proprietà, ok? Io l'ho chiamato colore, ma potrebbe chiamarsi value, pippo, pluto e paperino, cioè nel senso non deve chiamarsi come la funzione in questo caso. E poi dentro io faccio l'assegnazione. Però anche questo qui lo devo arricchire con un decoratore, ma però che è fatto un po' strano, perché in pratica utilizziamo il tilde con il nome della funzione, il nome del metodo che stiamo dichiarando, punto setter. Cioè gli diciamo questo metodo, questa funzione che stiamo definendo diventerà
la proprietà di set, cioè che ci consente di settare il valore di quella proprietà lì. Ok? Come facciamo a utilizzare questi sistemi? Allora, la differenza è che, ad esempio, io posso fare print macchina.colore senza usare le parentesi tonde. Abbiamo visto all'inizio che se io prendo una funzione senza usare le parentesi tonde, Python non la chiama, la utilizza come oggetto funzione. Ma in questo caso non è così, perché noi abbiamo messo il tilde property. E quindi chiamandola senza le parentesi, comunque lui esegue la funzione e ci restituisce il valore. Ok? Poi vedete che sotto quello che facciamo è fare macchina, che è un oggetto che abbiamo creato adesso di tipo auto, punto colore e assegnargli una stringa, che è un nuovo colore che vogliamo dargli. Anche in questo caso, se noi non avessimo utilizzato il tilde colore.setter, noi avremmo sovrascritto una funzione, cioè avremmo cancellato il metodo colore e ci avremmo messo al suo posto una stringa. Invece, noi avendo usato il decoratore, lui capisce che ha praticamente aggiunto la funzione uguale, come una chiamata, e utilizzerà la nostra funzione colore, con self colore, per passare il valore alla proprietà privata, al metodo, insomma, all'attributo privato. Anche in questo caso, faccio vedere come dopo noi vediamo che è cambiato il valore, adesso lo possiamo eseguire, e vi faccio vedere come anche in questo caso, come nell'altra volta, che abbiamo la possibilità comunque di accedere alla proprietà privata direttamente, anche senza passare per le funzioni, per i metodi, ok? Perché Python diciamo che ce lo protegge, ma non ce lo nasconde completamente. Cioè ci dice non voglio che tu lo possa chiamare per sbaglio, però se ti serve è comunque raggiungibile, ok? Adesso proviamo. E quello che abbiamo aperto di qua era property. Perfetto. Quindi quello che è stato fatto qui ha costruito l'oggetto inizialmente, ha scritto il colore della macchina, che è bianco perché il costruttore lo inizializza come bianco, quindi parte che è bianca la macchina. Poi gli ho assegnato il colore rosso e l'ho riletto. Ed effettivamente il colore rosso è cambiato. Poi sono andato a leggere direttamente la proprietà privata, che è questa qui che abbiamo dichiarato qua, senza passare per le funzioni ed effettivamente è stata cambiata ed è rosso, insomma, anche questo. Questo è sempre solo per ricordare questo meccanismo un po' strano che usa il Python. Quindi avete già visto subito cos'è un decoratore e perché vi dico che cioè, dovete saperli perché li usate, sono usati molto. Poi vi dico, cioè, se voi fate delle funzioni che si chiamano setColore e getColore, cioè il codice funziona uguale, fate uno stile meno pitonico e magari qualcun altro storce il naso quando lo guarda. Però è importante sapere questa cosa perché quando trovate il codice degli altri, che magari invece lo usano, potreste non capire che cosa sta facendo. Ok? Domande? Dubbi? Perplessità? Provo a spiegare che. Tic. Ok, adesso vediamo sempre, qua ci sono tutte delle cose un po' particolari delle classi. Possiamo guardare il class method. Qui vediamo. Altri decoratori. Allora, intanto qui ho importato una libreria nuova che non avevamo visto, che è la libreria Enum. Allora, che cos'è un enumerato in generale in programmazione?
Un enumerato di solito è un valore più o meno numerico, i cui valori però vogliamo dare dei nomi. Quindi di solito è un numerico che non può essere un numero qualsiasi, serve poter selezionare da un set di valori che però per leggibilità si chiamano in qualche maniera. Non è obbligatorio usarlo. Io posso decidere che, come in questo caso qua, l'1 è il bianco, il 2 è il nero, il 3 è il rosso, il 4 è il verde, e scrivere sempre 1, 2, 3, 4 e ricordarmelo. Magari ci metto un commento. Oppure posso creare un enumerato e assegnare questi valori a dei nomi che poi posso utilizzare all'interno del mio codice. In questa maniera io non uso più i numeri, sotto in realtà lui sta lavorando con dei numeri e la cosa è più leggibile e allo stesso tempo abbastanza, diciamo, efficiente. Ok? Per fare l'enumerato io intanto mi importo la libreria. Importando la libreria, in omaggio ottengo anche i decoratori di questa libreria. E guarda caso, c'è un decoratore che si chiama enum, che se io faccio una classe dove definisco, come ho fatto qui, che eredita tra l'altro un enumerato, adesso forse l'eredità devo farla forse prima, comunque la faccio in un esempio dopo. Diciamo che questa riga qua già mi costruisce un enumerato. Quello che io faccio qua è di rendere obbligatoriamente univoci i valori che ci vado a mettere dentro. Come costruire il numerato? Alla fine tu devi semplicemente metterci un elenco di nomi con l'uguale e il rispettivo valore. Poi ci sono dei sistemi che magari uso sempre, spesso, di dare degli indici automatici, cioè mettere un elenco di nomi dicendogli, cioè di solito enum.auto, e lui genera automaticamente degli indici incrementali. Questo è molto comodo perché in realtà a me non mi interessa il valore numerico reale, mi interessa solo che sia coerente all'interno del programma, io gli faccio decidere a lui, però se devo aggiungerne di nuovi, io aggiungo le righe e non mi preoccupo di metterli in fila, cioè io magari me li tengo in un ordine che per me è leggibile come nomi, ma non mi interessano i valori perché li faccio gestire a lui. Oppure no, magari io ho un database, magari preso fatto da qualcun altro, in cui ci sono questi valori e io devo sapere la corrispondenza e quindi io la faccio a mano, customizzata, e dico quali sono i valori. Magari posso avere dei buchi in mezzo. Cioè, come sapete, in programmazione le cose che possono succedere sono tantissime. Ok. Dopodiché io qua ho fatto questa cosa. Ho messo colore preferito. E ci ho messo che colore bianco, quindi colore con la C maiuscola è la classe colore che è un enumerato. Punto bianco, io quindi mi vado a prendere il valore numerico corrispondente al bianco che è 1. Qui però io a che altezza ho dichiarato questo colore preferito? Se voi andate a guardare, io sono ancora, diciamo, nella radice della classe. Non sono dentro una funzione, ok? Diciamo che io intanto ho fatto una cosa particolare, cioè ho dichiarato una classe dentro un'altra classe, ok? Si può fare anche con le funzioni, posso dichiarare funzioni dentro altre funzioni, dentro altre funzioni, insomma. Questo ovviamente modifica la visibilità delle mie cose, però. E mettendolo qua dentro, avevamo visto un esempio la prima lezione, secondo me, sulle classi, questo qua fa in modo che questo sia una proprietà statica, che quindi è condivisa fra tutti gli oggetti di questo tipo di questo auto, e nonché poi dalla classe stessa, insomma, no? Ok, che cosa faccio qua? Io qui faccio il costruttore, definisco il costruttore classico, non gli passo parametri, però che cosa faccio? Gli dico che il colore con cui io voglio che cominci a essere valorizzato, il colore dell'auto, è auto.colore preferito, che è quello che io ho definito qua. Ok? Però io lo vado a prendere direttamente su auto, che è la classe. Ok? Dopodiché qua faccio le solite proprietà, quindi per poter leggere e scrivere il colore, con quelle che abbiamo visto nell'esempio precedente, paro paro. Dopodiché invece faccio questa cosa qua. In pratica creo un class method.
Cioè, che è un metodo che però non è un metodo che io userò sull'oggetto, ma è un metodo che io vado a utilizzare direttamente sulla classe. Questo metodo, oltre ad avere questo decoratore, ha come parametro un qualcosa di diverso dal self classico. Come nel caso del self si tratta di una convenzione. Io trovo che c'è scritto CLS, mi si dovrebbero già alzare le antenne. Cioè, questo metodo che io vado a chiamare non riceverà come parametro un'istanza dell'oggetto, ma riceverà come parametro la classe stessa. Ok? Quello che farà questo oggetto, questo metodo, intanto ci darà un output per capire cosa sta succedendo e ci darà cls.colore. Quindi andrà a prendere la proprietà CLS direttamente sulla classe e poi ci andrà a ritornare il colore preferito che è preso però dalla classe, come abbiamo fatto qui. Però io qua l'ho fatto, diciamo, trasformandolo in una proprietà visibile dall'esterno. Cerco di spiegarvelo prima in parole, diciamo, semplici per poi magari andare a approfondire qua. Io ho fatto una classe, ho dichiarato una proprietà statica privata, perché ci ho messo i due underscore davanti. Quindi ho definito qual è il colore preferito delle auto. Però io al suo interno, nel costruttore, comunque in tutte le funzioni che sono metodi di questa classe, posso accedere ai suoi metodi statici e alle sue proprietà statiche dall'interno senza problemi, perché accedo direttamente al nome, ma da fuori non lo potrei fare perché è privato. Quindi che cosa faccio? Faccio una proprietà, come ho fatto nei casi del colore. Però questa qui è una proprietà che non voglio che acceda a delle caratteristiche dell'oggetto, ma è una proprietà che accede a una caratteristica della classe. Quindi, mentre gli oggetti ricevono sempre come primo parametro self, che è l'istanza dell'oggetto, le classi ricevono come primo parametro la classe e ci permettono di andare a leggere dei valori, delle proprietà statiche private della classe. Quindi io da fuori posso sapere qual è il colore preferito. Ok? Scusami. Questa qui, io ho definito una funzione, che è un metodo, però in questo caso è un metodo della classe, non un metodo dell'oggetto. Dico meglio, io definisco sempre tutti i metodi che alla fine sono delle funzioni. Allora, qui ce n'è uno solo, ma semplicemente per separare la parola. Gli underscore assumono dei significati. Eh? No, lo spazio non si può mettere. E questa, diciamo, voi potete scrivere le funzioni, i nomi delle variabili come vi pare, però anche qui io lo faccio nella metodologia pitonica che è comunemente utilizzata. Cioè, di solito le funzioni si mettono tutte minuscole e se il nome della funzione è composto da più parole, io le metto separate da un underscore. Questa è una convenzione, ok? Poi, alcuni per esempio quando lavorano con Qt, siccome Qt, utilizzando PySide, è una libreria che parte da qualcosa di scritto in C++, alcuni utilizzano delle metodologie di nomi presi dal C++ quando scrivono del codice per integrarsi con Qt. Altri, come ad esempio io, invece scrivo in Python, scrivo tutto in Python. Allora, ci sono, magari dopo vi mando un link. E, oltre ad esserci scritti libri, esserci programmi che vi mettono a posto l'estetismo, diciamo anche tutte le convenzioni, come scrivete le variabili, tutte queste cose qua, ci sono proprio dei programmi che di mestiere vi segnalano se voi nel codice non siete bravi a scrivere questa roba qua. Perché in Python la leggibilità è molto importante, essendo un linguaggio molto, chiamiamolo strano, cioè potete fare robe anche un po' fuori dagli schemi, se scrivete il codice fatto bene, tutto ordinato, preciso come diciamo da convenzione, questo vi aiuta molto.
vi aiuta poi a ricapire il vostro codice ed eventualmente farlo capire anche agli altri. Ovviamente non è obbligatorio, voi vi sentite lupi solitari, non vi piace la sintassi che danno loro, dite che secondo voi è più chiaro in un'altra maniera, cioè nessuno ve lo vieta, ok? Però le convenzioni dicono che il nome di classe si mette la prima lettera maiuscola, se ci sono più parole si usa quello che viene definito il camel case, quindi tu metti tutte le iniziali delle parole in maiuscolo, ma però tieni tutto il nome attaccato. Se hai delle funzioni, delle variabili, scrivi sempre tutto minuscolo, separato da degli underscore, un underscore. Se vuoi usare delle costanti, che non esistono in Python, però se tu vuoi usare dei valori come questo, che non vuoi che possono essere, non prevedi che debbano essere cambiati nel corso del programma, allora lo scrivi tutto in maiuscolo. Okay? E prevalentemente sono queste le regole per i nomi. Per il resto scrivete tutto così. Però cosa succede? Se voi mettete invece degli underscore davanti, ecco, allora diventa una cosa diversa, perché questo assume la caratteristica proprio di essere una proprietà o un metodo privati. Quindi tu non ci puoi accedere da fuori. Cioè, se tu hai la tua auto, fare questa cosa qua, mentre tu scrivi il codice fuori dalla classe, quindi quello quando tu chiami, tipo, crei un nuovo oggetto, come viene fatto qua sotto. Quindi fatto qua, io creo un oggetto macchina che è di tipo auto. Dopo io non posso fare punto underscore underscore colore preferito, non funziona. L'abbiamo visto anche la prima lezione. Io devo in teoria fare dei metodi che mi permettono di leggere questo valore. Perché è fatto apposta, cioè io non voglio che qualcuno, mentre uso la mia classe, o anche io stesso, possa accederci direttamente. Lo può fare solo tramite delle funzioni. Perché voglio che controllare il valore che gli assegni, per esempio. O perché voglio semplicemente magari che tu questa sia solo la lettura, ma tu non la possa mai modificare. Ok? Di solito nei linguaggi ci sono delle parole chiave tipo private o cose di questo tipo. In Python no, in Python ci metti due underscore davanti e diventa privato. Cioè, è più corto, più semplice, più strano, però è così. Ok. L'altra cosa particolare degli underscore sono le funzioni tipo questa. Queste qua però sono funzioni che si devono chiamare così. Ad esempio, mi sembra che in Java la costruttore si debba chiamare come la classe. Ok? Deve avere lo stesso nome della classe, poi ci metti le parentesi, quello diventa il costruttore. Quindi la funzione che viene chiamata quando tu istanzi un nuovo oggetto. Ogni linguaggio ha le sue convenzioni. In Python devi fare un metodo. Si chiama dunder init, che dunder vuol dire underscore underscore init underscore underscore, e con il primo parametro che è self, e se te ne servono altri li aggiungi in coda. E lui sai che quando tu crei, come abbiamo fatto qua, un oggetto di tipo auto, lui prima chiama init, fa quello che c'è in init, e dopo ti restituisce l'oggetto costruito, diciamo, per quello che si chiama costruttore. Tutto chiaro? Ok. Altre domande? Benissimo. E qua cosa facciamo? Ci giochiamo un po' con la nostra classe, quindi istanziamo un oggetto di tipo auto, andiamo a leggerci il colore attraverso la proprietà, quella diciamo della classe, dell'oggetto. Poi andiamo ad assegnare un nuovo colore. Come facciamo? Andiamo ad accedere all'enumerato colore che è dentro auto, perché io l'ho dichiarato, abbiamo dichiarato una classe annidata. Che però è pubblica, quindi io posso da fuori accederci, cioè come avessi messo Pippo uguale a 3, ok? E quindi io posso da fuori andarmi a leggere i valori dell'enumerato per usarli. Dopo che l'ho modificato, vado a vedere con il print, vado a vedere come è stato valorizzato. Dopodiché vado a leggermi, come vedete, auto.colore preferito, perché io ho fatto un metodo che però è della classe e quindi lo posso chiamare sulla classe e dopo scrivo auto.colore e vediamo che cosa fa. Si chiama ok. Perfetto.
Allora, cosa vediamo qui? Lui ci ha detto, qui noi abbiamo fatto la prima chiamata, che è questa. Abbiamo letto il colore dell'auto, quindi abbiamo letto la proprietà, ok? E ci ha detto che è bianco. Infatti noi abbiamo messo che il colore preferito è bianco e abbiamo messo che nel costruttore, quando costruiamo questo oggetto, è di colore preferito che abbiamo detto che è bianco. Dopodiché cosa faccio? Assegno un nuovo colore, gli assegno il rosso. Ok? Dopodiché lo vado a rileggere ed effettivamente è cambiato, è diventato rosso, come ci aspettavamo. Dopo però faccio un'altra cosa. Sì, perfetto. E chiamo questa funzione. Questa funzione ci dà due output. O meglio, lei dentro scrive prima una cosa. Che cosa scrive? Chiama colore, però lo chiama della classe. Allora, prima abbiamo visto il decoratore property e vi ho detto, quando chiamate, mettete il decoratore property. Dopo voi potete chiamare colore senza mettere le parentesi e lui chiama la funzione, non vi restituisce l'oggetto funzione. Però noi, se questa cosa qua è vera, se voi fate questa chiamata sull'oggetto, ma qui lo state facendo sulla classe, quindi lui vi sta facendo accedere al metodo e non alla proprietà. Infatti lui come output qui ci dà, vedi, l'oggetto, il property object. E ci dà insomma il suo indirizzo, eccetera, eccetera. Quindi è successo perché noi l'abbiamo chiamato, ma rispetto alla classe direttamente, non rispetto all'oggetto che abbiamo creato. Tutte le altre volte che noi abbiamo chiamato colore, come abbiamo fatto qua, ma lo abbiamo fatto, ad esempio qua, riferito all'oggetto, lui effettivamente ci ha restituito il valore contenuto nella proprietà privata, non ci ha restituito la funzione stessa, ma l'ha chiamata e ci ha restituito il valore. Dopodiché, quello che scrive dopo, lui ritorna invece la proprietà statica della classe, che è colore preferito. Siccome lo ritorna, questo valore viene passato al print, che è qua, qui, che quindi come output ci scrive qual è il colore preferito. Perché questo qua è una proprietà privata della classe. Quindi noi possiamo leggerla riferita alla classe. Perché comunque è una variabile, non è una funzione, no? Cioè non è chiamabile. Poi, come ultima cosa, abbiamo provato direttamente a fare la stessa cosa che facciamo qua dentro. Qui dentro lui, il compilatore, passa a questa funzione la classe come parametro. Noi da fuori stiamo esplicitamente chiamando quel metodo lì, non lo chiamando, leggendo quel metodo della classe auto. E il risultato è lo stesso. Se guardate sono proprio identici anche il riferimento, no? Cioè, questo per dimostrarvi che la classe vista da fuori come l'ho dichiarata è la stessa che viene passata come parametro al class, ok? Il class method è quindi un metodo della classe. Con il class method potete fare milioni di cose anche in questo caso, perché potete modificare la classe stessa anche, potete fare un sacco di robe. Esistono addirittura dei metodi che vengono chiamati, tipo il costruttore, però riferiti alla classe. Quindi voi potreste fare una classe che in realtà si costruisce prima che tu mentre la chiami. Una cosa abbastanza avveniristica. Questa lezione qua sono tutti concetti semplici. Come vedete, sono un po' da spremersi le meningi, ok? Ovviamente questo qua è un po' più robetta avanzata, ecco. Alcune più, alcune meno. Cioè, il concetto del decoratore, cioè alla fine un po' uno lo capisce, poi se lo vuoi fare tu, devi approfondire, se li vuoi solo usare, bene o male, insomma, è facile. Però alcuni decoratori, come vedete, fanno robe molto particolari e alcune cose si possono fare solo con dei decoratori, cioè, a meno di fare chiamate al singolare di funzione, perché c'è sempre il corrispettivo, eh? Cioè si può trasformare un metodo in una proprietà facendo delle chiamate, però ovviamente è molto più meno leggibile e più scomodo.
avanti? Tutto chiaro? Ok, beh, abbiamo parlato del fatto che noi abbiamo costruito quel famoso enumerato. Nel farlo abbiamo chiamato in causa l'ereditarietà senza rendercene conto. Adesso invece ce ne rendiamo conto. L'ereditarietà in inglese si dice inheritance, una cosa del genere, un nome che non riesco mai a pronunciare. Eredità. Sì, è quello. È il nome di questo fantastico modulo. Allora, intanto il concetto di eredità l'abbiamo vagamente introdotto l'altra volta quando ho cercato di far capire al suo amico Stefano cos'è una classe. Ripassandolo, io con l'ereditarietà posso costruire una nuova classe che però eredita tutto quello che era presente nella classe genitore, ok? Quindi ho la classe figlia e la classe padre, e nella classe figlia io eredito tutto quello che ho nella classe padre, e in più posso aggiungerci o personalizzare, modificare alcuni aspetti. Questo mi serve però farlo in questa maniera, usando l'ereditarietà e non facendo copia e incolla della classe e riscrivendoci le modifiche, perché io voglio tenere un filo che collega queste due classi. Quindi io voglio fare in modo che, come classe figlia, io posso continuare a ereditare anche tutte le modifiche che posso fare in futuro sulla classe padre. Okay? Questa metodologia di programmazione insomma, è molto potente e ci permette di fare programmi anche molto vasti e molto complessi, dove sfrutto molto questa ereditarietà e mi permette di propagare le modifiche, di mantenere delle librerie e tutto quanto. Ok. Qui abbiamo fatto alcune classi e vediamo come le abbiamo utilizzate. Allora, la prima classe abbiamo fatto una classe colore. Quindi qua sfruttiamo sempre un po' gli stessi concetti, però li proviamo a formulare in una maniera un pochino diversa. La classe colore, che cosa deve rappresentare nel nostro immaginario? Adesso andiamo a vedere che cosa fa di preciso. La classe colore nell'immaginario mio dovrebbe essere semplicemente una classe che ci permette di gestire la caratterizzazione del colore di un qualsiasi oggetto. Quindi di per sé non è qualcosa che fa qualcosa, ma è una classe che io ho già predisposto, che l'ho fatta apposta per farla ereditare a qualcuno. Se io voglio fare una cosa che abbia come la caratteristica colore, io basta che eredito questa classe. Che cosa fa? Semplicemente ha un costruttore a cui posso passare un default, quindi io dico il colore, ma partiamo con un colore di default. Creo quindi una proprietà privata che si chiama colore, l'undercolore, a cui passo il valore di default. E dopodiché gli ho definito le proprietà di lettura e di scrittura del colore stesso. Perfetto. Dopodiché ho fatto una cosa molto simile con l'alimentazione. Io ho fatto un errore da modificare subito. Errore di copia e incolla. Ha una metodologia simile. Qua diciamo che io vado a definire il tipo di alimentazione della mia automobile, gli do un tipo di alimentazione di default e poi io posso andare a leggere o a scrivere l'alimentazione della mia auto. Poi che cosa faccio? Creo una nuova classe che eredita le altre due. Allora, intanto qui c'è un concetto, l'ereditarietà multipla. Okay? L'ereditarietà multipla è un concetto molto potente, sconsigliato. Io l'ho usato e secondo me, allora, ha delle, come posso dire? Potreste incanalarvi in problematiche usando l'ereditarietà multipla, però secondo me usata con diciamo, un'attenzione è molto potente, perché vi permette di fare questa cosa che ho fatto io adesso, cioè di fare delle piccole classi base che io vado a montare e non devo riscriverle tutte le volte. Vi faccio un esempio pratico in cui io ho usato questa metodologia qua, che è ancora più potente. Adesso magari nessuno di voi, o forse solo qualcuno, ha mai sentito parlare o usato Django. Però Django praticamente
non è una libreria, è un framework. È praticamente il framework più grosso che c'è, che gira intorno a Python, ed è un framework per sviluppare applicazioni web. È fantastico. Okay, se dovete sviluppare un'applicazione web, usate Django, tutto il resto noia. Okay. Che cos'ha Django? Lì veramente forte. Tantissime cose, ma una è il fatto che lo abbia praticamente l'ORM interno, cioè ha praticamente un sistema suo interno per astrarre l'accesso al database. Quindi voi potete fare delle query senza scrivere codice SQL. Molto comodo. Ed è assolutamente integrato con l'ambiente. Quindi voi potete, nelle vostre pagine web, andare a raccogliere i dati, fare filtri, leggerli, eccetera, con un sacco di metodologie già pronte, senza scrivere una riga di SQL. Ok? In più, un'altra cosa formidabile, vi permette di non scrivere neanche il database. Se lo scrive lui per voi. Voi fate delle classi, fatte con le cose dentro che vi servono, con le proprietà, le colonne che vi servono, con la sintassi sua, e poi gli dite, ok, mi fai il database fatto così? E lui lo crea. In più, se fate le modifiche, gli dite, me lo puoi aggiornare con le modifiche nuove? E lui vi aggiunge i campi, li toglie, fa tutte queste robe qua in automatico. E voi non avete neanche aperto, diciamo, il softwareino, la riga di comando per il vostro database, né avete mai scritto una riga di codice di SQL. Molto potente. Ma la cosa ancora più potente che cos'è? Che voi all'interno di queste classi che andate a scrivere per accedere, che vengono chiamate nome, quando viene il nome ve lo dico, questi oggetti per accedere alle tabelle e farci le query, eccetera, potete sfruttare, siccome sono classi, tutte le tecniche delle classi e quindi anche l'ereditarietà. E fra l'ereditarietà lui la fa poi nelle tabelle questa cosa. Quindi voi potreste fare una classe base che magari ha ID, nome e descrizione, e poi dovete fare un sacco di tabelle che hanno ID, nome e descrizione e gli fate ereditare quella lì. E non lo dovete riscrivere tutte le volte, ok? Io ho cose classiche, magari ci metto dentro dei campi dove ci metto l'utente di modifica di creazione, data di creazione, eccetera, di alcuni record che volete nel tracciato. Io ho fatto una classe che tiene questi campi, tutte le volte che glielo voglio mettere glielo schiaffo. Voglio gestire un flag di cestino, quindi non voglio poter eliminare le righe, ma voglio solo poterle cestinare, quindi faccio un campo apposta per fare questa cosa. Quando voglio nella mia classe aggiungere la funzionalità di cestino, gli faccio ereditare il cestino ed automaticamente la tabella si valorizza. Cioè, in questo caso qua di Django è comodissimo. E dirmi non puoi usare l'ereditarietà multipla, lì mi dispiacerebbe molto perché ne ho abusato, insomma. Però diciamo perché viene poco raccomandata? Perché l'ereditarietà si porta dietro un concetto che è quella del costruttore. Adesso qui la vedremo. Cioè, in pratica tu, quando fai il costruttore di una classe che eredita altre classi, tu devi esplicitamente chiamare anche il costruttore delle classi che stai ereditando, se ce l'hanno. Perché altrimenti non lo fa lui implicitamente, va fatto a mano. Adesso io qua l'ho fatto in una maniera esplicita, ok? Che è molto brutta farla in maniera esplicita, perché di solito si utilizzano dei meccanismi che consentono di fare queste chiamate in maniera implicita. Che cosa vuol dire però? Che lui in automatico deve capire nella gerarchia delle classi che noi stiamo ereditando quale costruttore stiamo chiamando, cosa passare a chi, eccetera. Allora, questo meccanismo è difficile da domare. Okay? C'è la lista ed è facile commettere degli sbagli. E quindi è sconsigliato per questo. Cioè io vi spiego sempre, diciamo, il dritto e il rovescio delle medaglie, no? Perché c'è tutto. Però, secondo me, cioè, allora, o lo togliete o provate a usarlo, perché è molto potente. Togliete, parlo degli sviluppatori di Python. Quindi qua cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo ereditato nella classe auto colore e alimentazione. Boh, abbiamo già fatto una classe che ha già il suo colore con le proprietà già definite e c'ha già anche l'alimentazione con le sue proprietà definite. Nel costruttore di questa nuova classe, io che cosa ho fatto? Ho previsto già due parametri che sono il colore e l'alimentazione e l'andrò a passare ai rispettivi costruttori delle due classi che sto ereditando. Okay? Questo toglie un po' di dinamismo alla mia ereditarietà. Però non è detto che mi serva a me questo dinamismo. Cioè, se io sto facendo sta cosa, io voglio poter cambiare il comportamento della mia classe alimentazione, della mia classe colore,
magari voglio aggiungerci l'enumerato, quindi poter scegliere solo fra una lista di elementazioni, di colori. Posso fare modifiche di vario tipo, ma non voglio cambiare la sostanza, cioè il fatto che la mia automobile deve avere un colore e un'alimentazione. Chiaro? Adesso poi vediamo l'esempio come funziona qua. Io creo un oggetto macchina di tipo auto, gli passo il colore di default e la motorizzazione, l'alimentazione di default, e poi me lo vado a leggere. Poi in maniera molto candida vado a cambiargli colore e vedo che colore è cambiato. Io ovviamente, qual è la cosa che si vuole qua evidenziare? Il fatto che io in auto non ho mai definito una proprietà di tipo colore, ma posso usarla perché la eredito dalla classe colore. Ok? Lui giustamente mi ha scritto il colore di default bianco e poi il colore che ho cambiato rosso. Domande? Eredito quello che eredito. Modo, cioè Allora, entri diciamo in uno dei problemi dell'eredità multipla, perché lui sceglie una delle due. l'ultimo che chiami sovrascrive il Do precedente. dovrebbe essere così. E poi ovvio che tu è chiaro che tu potresti non sapere cosa stai ereditando. Poi lui in realtà non è che lo sovrascrive. E lui quando tu fai la chiamata va a cercarlo nelle classi. E tu potresti però andarla a cercare tu a mano e farti definirti le nuove funzioni che vanno a chiamare quella direttamente, quindi rinominarla tu. Sì. Può avere come delle controindicazioni. È ovvio che vanno usate con un minimo di cognizione di causa. Prego. Dopo, come vi ho detto, anche questi esempi qua ve li mando. Esatto. Esatto. Ok, e c'è rimasto per chiudere le classi la classe meta. Allora, che cos'è una metaclasse? Allora, non è una classe tagliata a metà, questo ve lo posso assicurare. Allora, delle volte si fanno delle classi che non vogliamo che possano essere usate. Voi dite, beh, perché le fai? Che noi vogliamo che queste siano ereditate. Cioè, io creo queste classi a volte solo con degli scheletri, perché voglio che queste classi vengano ereditate per poterle implementare. Ok? Questa cosa qua mi consente di dare uno scheletro da riempire, da rimpolpare, diciamo, facendo in maniera che dopo io, quando questo oggetto magari lo passo a funzioni, ad altri oggetti o altro, io so già com'è fatto, ok? Alla fine il concetto è questo. In Python per fare questa cosa c'è una libreria che si chiama ABC. Qui sinceramente non so, non mi sono mai interessato di capire per cosa stia ABC. Comunque, per trasformare una classe in una metaclasse, io devo ereditare, ci sono altri sistemi, però questo è quello più facile, devo ereditare la classe ABC dalla libreria ABC, ABC maiuscolo dalla ABC minuscolo.
E facendo così, questo qua automaticamente diventa una metaclasse. Lui poi sottofà dei magheggi suoi che fa in modo di metterci dei paletti durante le implementazioni, che ci può dare degli errori se facciamo cose che non possiamo fare, eccetera, eccetera. Quindi mette lui i controlli, perché come sappiamo Python in realtà utilizza quello che viene definito il duck typing. Cioè, io quando passo gli oggetti, semplicemente vado a vedere se c'è la proprietà che ha quel nome, ma non vado a vedere il tipo dell'oggetto che ho passato. Cioè lui quello che fa sempre, non essendo che è tipicizzato in una maniera un po' particolare, lui semplicemente ha bisogno che ci sia la corrispondenza fra i metodi che mi servono e quelli che io trovo in quella classe lì. E questo mi permette di farlo tramite appunto la metaclasse. Allora, per farlo noi stiamo facendo una metaclasse che si chiama veicolo, di cui poi noi possiamo fare tante implementazioni, ok? E questo veicolo avrà, nel nostro caso, il solito classico colore, dove noi andiamo a mettergli che questo colore intanto è una proprietà. Quindi ci mettiamo, in questo caso noi mettiamo più decoratori sulla stessa funzione. E attenzione perché l'ordine con cui si mettono i decoratori non è casuale, cioè nel senso vengono eseguiti nell'ordine e quindi bisogna metterli in quell'ordine lì. Che adesso vi ho fatto vedere, in altri casi in cui si possono mettere più decoratori che fanno diventare cose, dovete sempre sapere che l'ordine in cui li chiamate aggiunge roba o arricchisce la chiamata, la funzione, eccetera, in un certo ordine, quindi potrebbe essere necessario usare un certo ordine. Oltre a metterli come proprietà, gli appiccichiamo anche, diciamo, il concetto di abstract method. Quindi diciamo che questo qui è un metodo astratto, un metodo che non ha di per sé all'interno un vero e proprio contenuto che noi possiamo chiamare. Qui diciamo che io ci ho messo un print così, ma dobbiamo ereditarlo e quindi implementare anche questo metodo nella classe che va a ereditarlo. Tutte cose un pochino strane che però adesso noi andiamo a chiarire meglio. Ok. Qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una classe auto che eredita veicolo. Quindi abbiamo detto veicolo è una metaclasse, noi vogliamo che venga ereditato e noi prontamente lo ereditiamo. Facciamo il classico costruttore con il colore, dopodiché andiamo ad implementare il metodo colore creando il, come si chiama? Creando la proprietà che si chiama uguale, ok? Poi chiamiamo super con le parentesi tonde, eccetera, che ci dice praticamente che lo chiamiamo questo metodo della classe che stiamo ereditando e poi ritorniamo self color perché è quello che vogliamo fare. Adesso andiamo ad eseguirlo e vediamo un po' che cosa succede. Sotto, ovviamente, dopo aver fatto questa dichiarazione, facciamo la classica cosa in cui noi creiamo un oggetto di tipo auto, che si chiama macchina, andiamo a leggere il colore, lo proviamo a cambiare, lo proviamo a riscrivere e poi in questo caso proviamo a chiamare anche il metodo Pippo che abbiamo aggiunto così per fare una prova. Ok, vediamo un po' i tranelli che abbiamo piazzato. E allora, come prima cosa, cosa è successo? Che lui qua ha comunque eseguito il codice della classe che abbiamo ereditato e quindi ci ha scritto abstract method, ok? Perché noi qua l'abbiamo chiamato. Poi ha chiamato effettivamente la proprietà, perché noi qui abbiamo letto il valore, cioè la lettera proprietà colore, e quindi qua c'è scritto bianco. Dopodiché noi abbiamo provato ad assegnare rosso. Ok? Nell'esempio che abbiamo fatto prima, noi abbiamo visto che ereditando da un'altra classe automaticamente ci portiamo dietro tutti i suoi metodi. Quindi noi ci aspettavamo anche che ci portassimo dietro il metodo del setter che abbiamo definito qua, del colore. Ma non è così, perché noi dobbiamo reimplementarlo, se no non ce l'abbiamo.
E quindi lui ci dice che non possiamo settare l'attributo perché non l'abbiamo definito in questo caso. Quindi avremo, questo vi ho fatto vedere proprio l'errore, come, perché qua infatti se vedete è commentato. Possiamo provare a commentarlo. E in questo caso ha funzionato tutto, perché l'ho reimplementato. Quindi noi siamo, è un'ereditarietà condizionata, ok? Noi siamo costretti a reimplementare tutto, se no questa cosa non è presente. Adesso io questo concetto qua, adesso, siccome voglio spiegarvi un sacco di altre cose, non entro tantissimo nel dettaglio, anche perché le metaclassi, sinceramente, a me mi è capitato veramente poco di farle. Cioè, è un concetto comunque molto usato in programmazione, però meriterebbe forse una lezione solo per le metaclassi, insomma, tutti i meccanismi, le sicurezze che ci sono, eccetera. Concetto un po' vagamente vi è chiaro, no? Poi se avete delle domande ci guardiamo. Però quello che volevo farvi capire era più prevalentemente che esisteva questa possibilità e che ereditando una metaclasse, a differenza di ereditare una classe normale, noi non andiamo ad ereditare tutti i metodi, ma dobbiamo per forza reimplementarli per poterli avere a disposizione. Esatto. Anche in questo caso cosa succede? Nell'esempio precedente noi abbiamo chiamato i costruttori esplicitamente citando le classi, colore e alimentazione. Noi possiamo usare anche super. Proprio cosa succede? Che usando super, in caso soprattutto di ereditarietà multipla, ci pensa lui a cercare di capire cosa chiamare. E potrebbe non essere così esplicito, cioè così chiaro l'ordine delle chiamate. Quindi vi ho fatto vedere le due tipologie per accedere, diciamo, alle classi genitori, sia in un modo che nell'altro. Diciamo che cosa? Che usare super ti permette di non dover sapere come si chiamano le classi che tu erediti. Esatto. Esatto. Sì. Nel senso il metodo la classe viene fatta questa classe Senza dire come si chiama. senza dire come si chiama. Esatto. Ok. Allora vediamo un pochino. Secondo me qua c'è qualcosa sul decoratore, proviamo a guardarlo, però secondo me sì, perché qua si parla di decorator factory. Dai, facciamo qualcosa di più semplice, dai, rilassiamoci un attimo. Facciamo il try, la gestione delle eccezioni, ok? Così ci rilassiamo un attimino, poi torniamo a infognarci in qualche cosa di complicato. Allora, come si fanno a gestire le eccezioni in Python? Molto facile, c'è try catch, qua si chiamano try exception. E poi puoi avere più eccezioni e puoi avere l'else nel caso non ci sia stata nessuna eccezione, ok? Le eccezioni, guarda caso, in Python sono degli oggetti. E di solito ce n'è all'interno delle librerie standard già una pletora, già predefiniti, che vanno a identificare quelle che sono le eccezioni più comuni, okay? Nell'utilizzo di Python standard, insomma. Potete, anzi è molto consigliato, implementare le vostre eccezioni. Cioè voi scrivete una certa libreria in cui voi gestite le eccezioni, magari che possono esserci nel codice che andate a sviluppare, nel gestirle magari, siccome questa gestione, a volte proprio i meccanismi stessi del vostro codice possono giocare sulle eccezioni, in alcune situazioni, magari andate ad alzare altre eccezioni che però sono più esplicite, cioè sono più dettagliate rispetto alla vostra libreria. Un esempio stupido, accedete a un dizionario con una chiave che non esiste, vi dovrebbe dare key error,
Magari voi dite, sapete che la chiave con cui state cedendo è il nome di un alunno e voi fate la nuova eccezione che dite nome di alunno non conosciuto, per dire, no? Un esempio stupido, ma concettualmente è questo. Questo vi aiuta sia se fate delle librerie diciamo, a darle a qualcuno con delle eccezioni più chiare, quindi capite meglio, lui riesce a capire meglio magari se commette degli errori usare le vostre librerie, sia voi stessi quando programmate, perché gli errori che vengono fuori sono più chiari e magari potete sfruttarli anche nell'interfaccia per dare informazioni all'operatore che le sta usando. Qui infatti c'è la classica cosa, io ho fatto una bellissima lista che contiene tre elementi e provo ad accedere al quarto. Ovviamente che cosa succede? Che lui ci dà un'eccezione, in questo caso di index error, cioè dice tu hai cercato di accedere a un indice che non esiste. L'index error è usato per le liste, per le tuple, insomma tutte le cose che hanno un'indicizzazione. Come viene fatto qui, tra l'altro, lui cosa fa? Ci permette di andare a leggere nel dettaglio il messaggio d'errore che ci dà Python. Noi possiamo personalizzarlo, quindi abbiamo potuto scrivere print, guarda che è scritto, ho usato un indice che non c'è, per esempio, oppure possiamo fare questa formulazione qui. Quindi gli diciamo except, gli diamo il nome della classe eccezione, as è una variabile nostra, error, quello che vogliamo. Lui cosa fa? Praticamente nel momento che si verifica questa eccezione, assegna ad error tutte le informazioni relative all'eccezione che noi possiamo accedere. Quella più classica è error stessa, che però in pratica fa la una cosa che forse non vi ho mai fatto vedere, magari dopo se abbiamo tempo ve la spiego. In pratica vi dà come output la rappresentazione in formato stringa di quell'oggetto, ok? Dopodiché qui facciamo variabile uguale a 3, per fare un esempio simile, scriviamo variabile. Se io la variabile non l'ho dichiarata, per esempio, magari si verifica un'eccezione. Qui praticamente faccio vedere come è possibile gestire più eccezioni, perché magari io faccio delle operazioni dove leggo un file mentre leggo un indice da una lista per prendere il nome del file. Per esempio, e quindi potrei avere che il file non esiste oppure che ho applicato un indice che non è nella mia lista. E quindi potrei avere index error o file name error, insomma, non so. E quindi io posso anche non esplicitamente dichiarare l'errore. Cosa vuol dire? Che qui ci cadono tutte le eccezioni che non sono state considerate. Quindi se io faccio queste diciture, io dico solo e esclusivamente le eccezioni di tipo index error, le altre non intercettare, solo queste. In questo caso dico, allora, se intercetto un index error fai così, se in tutti gli altri casi fai colà. Se invece non si verifica nessuna eccezione va tutto bene e possiamo andare avanti. Quello che vu se vuoi intercettare un tipo di errore particolare, sì, però puoi anche non deciderlo. Se tu ci metti solo except, senza niente, tutti gli errori lui lo intercetta. Esatto. Ovvio che lui si limita a spostare, diciamo, l'esecuzione del codice in quello che mettete voi. Poi come lo gestite, chiaramente sta nelle vostre corde. Però ci tengo a dare questa nota. Qualche anno fa, io insomma, sono un po' di anni che vado sempre al PyCon Italia, che si tiene a Firenze di solito, dove magari insomma, trovate dei relatori che parlano spesso di cose interessanti. Però qui c'è stato anche Alex Martelli, che è uno dei storici sviluppatori di Python, che vive negli Stati Uniti da anni, e lui una volta ha tenuto un talk molto interessante sulla gestione degli errori. La gestione degli errori, cioè si possono scrivere libri su come gestire bene gli errori, ed è una cosa che è molto difficile da padroneggiare, perché a volte ci sono gli errori che dice, adesso che faccio? Se succede sta cosa, cosa faccio fare al programma? Non è sempre banale, no? Però ecco, c'è una cosa interessante che lui ha detto nel suo talk, che è questa. Facciamo l'esempio del dizionario, ok? Voi avete del codice che deve accedere a una chiave di un dizionario, ma questa chiave non la decidete voi. Magari è un nome che scrive l'operatore da riga di comando, che ne so. E quindi cosa succede? Succede che mentre alcune chiavi sarebbero semplicemente frutto di debug, essere sicuro che voi accedete chiavi che avete creato voi, in
in alcuni casi, o perché li prendete da un utente, o perché è un file o meno, dovete poter gestire il fatto che questa chiave non ci sia nel dizionario. Ed è brutto che il programma si interrompa a metà perché mancava una chiave. Allora, la mentalità classica che cosa fa? Io prima controllo se la chiave c'è nel dizionario, se c'è vado avanti, se non c'è ti dico che non c'è. Secondo Alex Martelli questo è un metodo sbagliato. Perché dice, allora, quando tu accedi a una chiave al dizionario, Python già controlla se c'è questa chiave e se non la trova ti alza un'eccezione. Perché la devi controllare anche tu? Esci l'eccezione piuttosto. Fai un codice più snello, se le eccezioni non si verificano è più ottimizzato, quindi è preferibile. Mi ho fatto anche nel talk scorso, la volta scorsa che ho tenuto questo corso, mi ho fatto anche dei benchmark ed effettivamente se si verifica l'eccezione, okay, c'è tutta la gestione, vabbè, però nei casi in cui non c'è, che si spera che sia la maggioranza, è molto più efficiente il codice, ok? Anche più leggibile. Quindi vi consiglio di farlo, io l'ho presa come metodologia e faccio sempre così anche adesso. E possiamo eseguire anche questo bellissimo esempio. Ecco, intanto qua vedete la descrizione di Python dell'errore, qui vi dice list index out of range. In altro caso aveva variabile uguale a 3 e c'era tutto e quindi detto che è tutto bene, non è successo nessun problema. Ovviamente se per esempio io vado qua, faccio così, qui c'è scritto boh, stai verificando un'eccezione che è tipo value, cioè, variable, adesso non mi ricordo qual è il nome dell'eccezione, non è andato nell'index error perché si tratta di un altro tipo di errore, è passato nell'eccezione generica. Ok? Altre domande sulle eccezioni? Avevo detto che era un argomento facile questo. E se dovete fare delle eccezioni voi, dovete ereditare la classe exception generica e poi gli date il nome che volete voi e potete arricchirla con le descrizioni che preferite. E è possibile anche con delle metodologie che adesso non ho messo in questi esempi accedere anche ad informazioni un po' più dettagliate sull'errore e anche accedere alla stack delle chiamate, quindi se avete bisogno di sapere l'errore dove si è verificato, insomma, per informazioni di debug o meno, potete farlo. Sì, è una classe base, c'è già di default. Sembra di no, anche perché queste non le abbiamo importate. No, sono... Sì, quelle di base sono già disponibili. Vediamo Lambda. Lambda è bellissimo. Sempre per entrare nelle funzioni strane. Allora, Lambda che cos'è? È una funzione un po' stramba, come quasi tutte le cose di Python che vi sto spiegando, no? Okay. In pratica è una funzione che non ha nome, insomma, che voi andate a definire così al volo, di solito è una funzione molto semplice e che vi serve giusto perché dovete fare un pasciugo lì al volo e ci mettete questa funzione Lambda. Io non le uso mai, ve lo dico chiaramente, secondo me... Sono molto toghe, okay, fichissime, tutto quanto, però peccano troppo di leggibilità. Alla fine, dato che voi le funzioni di Python le potete usare come variabile, eccetera, lo scopo di sta lambda, secondo me, non è eccessivo. Ma in effetti, proprio dai Pythonisti stessi, viene abbastanza sconsigliata, insomma. È proprio un po' difficile com'è. Però va spiegata per rigor di cronica, insomma, no? Infatti qua mi sembra che faccio due esempi similari. Allora, qui intanto io ho definito una funzione da mettermi nel cassetto da usare al posto del lambda nel caso mi serva, no? E qua cosa facciamo? Usiamo un metodo della lista. Il metodo della lista
e in pratica ti permette di ordinarla, ordinare questa lista in un certo ordine. Però questo metodo può prendere come parametro, diciamo, una funzione che ci permette di decidere con quale chiave andare a fare l'ordinamento, ok? E questa funzione praticamente prende il parametro paia, quindi la coppia che gli sto passando, e mi restituisce l'indice 4 di paia, ok? E dopodiché qua facciamo scrivere l'ordinamento di coppia come ha funzionato. Nel secondo caso facciamo la stessa cosa, però lo facciamo in una maniera un pochino più chiara. Qua, cioè, non so, sinceramente, a me era un errore che ho provato ad inserire. Direi che possiamo metterci 1. Non c'è l'elemento 4 nelle tuple che ho messo, no? E in questo caso è molto più chiaro. C'è una funzione che semplicemente gli passo un parametro e lui mi ritorna l'elemento zeresimo, diciamo, l'indice 0 di questo parametro che io gli ho passato, che parte dal presupposto che questo parametro sia un elemento con un indice, quindi una lista, una tupla, qualcosa del genere. Quello che fa sort praticamente è chiamare la funzione che noi gli abbiamo passato come parametro, passargli a sua volta come parametro la funzione, l'oggetto che noi stiamo guardando per ordinarlo, e si aspetta che noi restituiamo la cosa su cui vogliamo basare l'ordinamento, ok? Ok, allora lui che cosa ha fatto? Ci ha fatto due ordinamenti un pochino diversi, come in effetti noi ci aspettavamo. C'è solo un print. Ah no, ci sono due print, perché là è sparito, forse è stato un problema del terminale. E infatti mi sembrava di averli visti, poi è sparito. Allora, il primo abbiamo fatto l'ordinamento basato sull'indice 1. Allora, che cosa succede? Sort scorre tutti gli elementi della nostra lista. Gli elementi sono la tupla che contiene 1 scritto in numero e 1 scritto in lettere, il secondo elemento 2 e 2, eccetera, eccetera. Questa funzione lambda gli passa sempre come valore su cui fare l'ordinamento il secondo elemento della tupla e quindi gli passa quello testuale. Quindi lui ha fatto un ordinamento basato sull'ordine alfabetico dei nomi dei numeri. Infatti ha messo F, O, T e T, TH e TW. L'altro invece gli ho passato 0 e quindi ho fatto un ordinamento basato invece sui valori numerici e quindi ce ne ha messi in ordine giusto, 1, 2, 3 e 4. Ok? E vi suggerisce anche una metodologia per poter ordinarli, insomma, questo è un esempio molto stupido. Però, secondo me, lo scopo di questo esempio qua è far vedere come funziona la funzione lambda e come dire non usatela, fate l'altro modo. Ok? Sono molto. Va bene. Domande sulla funzione lambda? No. L'altro modo con il secondo. Sì. Il secondo cosa fa? Sfrutta la funzione che ho dichiarato qua. Esatto. Cioè, allora, questo è evidente che è molto più compatto. Cioè, in una riga ho fatto tutto. Qua io ho dovuto dichiarare la funzione e poi usarla. Però, secondo me, si legge 100 volte meglio, insomma. Eh sì. Poi, ovvio, cioè, che se fate cose veramente stupide come questa, vabbè, si può usare la funzione, cioè, però, insomma. Secondo me, tra l'altro, c'ho anche un altro esempio più. Chiamo lambda 2.
E lambda 2 praticamente usa una funzione lambda con una dichiarazione un po' più particolare, se volete, però sì, perché fa un'operazione dentro e restituisce x più 1 n, però alla fine è un concetto molto simile, forse l'ho messo come esempio per far vedere due usi diversi, no? E quello che viene fatto però che cos'è? Che lui è incrementatore. Ah, sì, scusate. Qua diciamo che è una specie di costruttore di funzione, cioè noi ritorniamo la funzione lambda stessa. Quindi che cosa facciamo? Restituiamo una funzione che noi possiamo di cui noi possiamo parametrizzare il comportamento. Cioè, io chiamo questa riga qui. Costruisco una nuova funzione che mi viene costruita da incrementatore. Però questa funzione io la costruisco passandogli un valore che voglio che sia il valore di cui voglio che venga incrementato il parametro tutte le volte che la chiamo. Però, mentre potrei passargli sempre due parametri e lui me li somma e me li restituisce, io cosa faccio invece? Costruisco una funzione che al suo interno si memorizza già il 5. E quindi tutte le volte che io la chiamo, lei mi fa il numero che gli passo più 5. Nel secondo caso, faccio la stessa cosa, lui mi creerà una nuova funzione, a cui però io passo 10, e quindi tutte le volte che io chiamo questa funzione, lei mi fa il valore che gli passo più 10. Io ho, diciamo, creato un costruttore di funzioni che io ho caratterizzato utilizzando la funzione lambda. Avrei potuto farlo anche in altri modi, però questo è per farla ovviamente sintetica. Per la serie, insomma, facciamo delle robe strane, no? Andiamo a vedere come funziona, dopo aspetto le domande se ce ne sono. Effettivamente lui cosa fa? Io gli passo sempre 3 a test e test 2. In un caso però lui mi ha aggiunto 5, quindi è venuto 8, nell'altro caso è venuto 13 perché mi ha aggiunto 10. Ok? Domande su questa cosa qua? Se vi sembra una roba strana, dopo facciamo di peggio. Tu che fai sempre domande, questa era facile. Sì. E Poi dopo il nuovo parametro viene sempre associato in realtà è il all'incrementatore contrario, verso lambda è il stesso. contrario. Mario. Sì, perché lambda gestisce un parametro in ingresso che è x e ti restituisce x più n. Parametro accettato di incrementatore Però incrementatore per quello. Ho dato 5 è e il gli passo costruttore della 10 funzione. e poi invece praticamente il numero successivo. È l'x. L'x viene passato quando chiami test, test 2. N viene passato quando costruisci la funzione. Questo è giusto capirlo perché quando userai tu questo esempio per fare cose tue, i parametri ovviamente. Mi sembrava Infatti sì. E, ok, vediamo un attimo che altri cilindri abbiamo nel cappello. Mi incuriosisce il function par special. Allora, qui cosa facciamo? Una bellissima funzione in cui abbiamo dato 3 parametri e ritorniamo il primo più il secondo per il terzo. Poi facciamo 2 bellissime liste. E questa è una cosa carina. Dopo facciamo una cosa stranissima. Il nostro classico print, chiamiamo la funzione, che io scusatemi, ho molta fantasia, cioè chiamo le funzioni funzione, però insomma si capisce, no? Però cosa faccio? Invece di passargli i 3 singoli parametri, gli passo una lista con un asterisco davanti. Allora lui che cosa fa? Espande.
L'asterisco dice, invece di prendere la lista, prendo gli elementi della lista, li tiro fuori e li passo alla funzione superiore. Quindi lui che cosa fa? Lui passa il primo elemento della lista come primo, il secondo elemento della lista come secondo e il terzo elemento della lista come terzo. Quindi qua faccio vedere la differenza tra chiamare con lista 1, con la lista e lista 2, che si vedono i tre parametri differenti perché ovviamente la moltiplicazione c'è 3. Nel secondo caso lo faccio addirittura con un dizionario. Nel dizionario io posso, devo usare due asterischi, non uno, e lui cosa fa? Lo espande, ma associa i valori al parametro che si chiama come la chiave. Ok? Usa la chiave per trovare il nome del parametro a cui passare il valore. Quindi è ancora più evoluto. Sì, esatto. E qua faccio due esempi in cui faccio questa cosa e in cui dovrebbe arrabbiarsi l'ultimo perché non gli passo un parametro. Mi sembra, eh? Adesso verifichiamo. No, non è quello che volevo fare. Giusto. Allora lui ha dato 7, quindi 1 più 2 fa 3. Sì, scusate, perché si fa prima 2 per 3 più 1 e quindi viene 7. Nel secondo caso viene 47 perché è 5 per 8, eccetera, eccetera. E nel terzo caso lui ha passato 4, 3, 4 come secondo valore, 3 come primo e 5 come terzo. Ed è venuto 23. Nell'ultima chiamata, come mi aspettavo, c'è stata un'eccezione, perché lui ha detto che manca un missing, cioè missing one required positional argument, che è terzo. Guardatevi la differenza, questo qua è un positional argument, perché noi non abbiamo definito delle cose particolari, non ci sono dei valori di default, eccetera, lui riconosce qual è questo valore in base alla posizione, però nulla ci vieta di fare come abbiamo fatto, di associarlo con la chiave, come vi ho fatto prima. Scritto secondo come chiave Sì. per primo elemento. Deve chiamarsi come ho chiamato il parametro quando ho dichiarato la funzione. Allora, questa cosa qua è veramente molto comoda, l'ho usata in un sacco di occasioni. Soprattutto quando usi delle librerie che richiedono molti parametri che magari tu vuoi costruire in maniera dinamica, invece di dover fare in maniera coded e passargli tutti i singoli parametri, tu li raccogli in dizionari che macini e poi li vai a passare nelle varie funzioni del caso. Insomma. È molto molto comodo. E l'ho usata molto anche, ad esempio, in associazione con SQL Alchemy, che è una libreria, sempre un ORM per la gestione del database. E ti permette di gestire l'associazione dei campi, tu fai il dizionario con i campi e i valori, lo butti dentro ai modelli, ecco non mi viene in mente i modelli in Django, e lui automaticamente associa ai campi i valori che gli ho passato e costruisci delle righe nuove, insomma, un sacco di cose interessanti in maniera molto dinamica. Domande su questa cosa bellissima? Ok. E function type, vediamo cosa facciamo il function type. Ah sì, questo è fichissimo. Allora, questa qua è una cosa fichissima quanto inutile. Non è vero, non è inutile, però un pochino sì. Allora, in Python abbiamo sempre detto che non c'è tipicizzazione, cioè tu, soprattutto quando dichiari delle funzioni, non puoi definire di che tipo è un parametro che passi alla funzione. E la prima volta devo ammetterlo, che ho visto questa cosa qua, fichissima, come l'ho implementato, non mi ricordo in che versione di Python, ho detto, ah, fichissimo, hanno messo che ora puoi metterci. In realtà tu adesso puoi definire con i due punti che tipo si presupporrebbe che dovrebbe essere il parametro passato.
ma non aggiunge dei controlli. Semplicemente, diciamo, gli editor e gli strumenti che vi dicevo che controllano la vostra sintassi, che voi scriviate roba giusta, eccetera, sono aiutati da questa cosa e aggiunge molta leggibilità al vostro codice. Però formalmente non aggiunge nulla. Cioè, io qua ho definito un parametro tipo str, ma come vi farò vedere, gli posso passare un numero che va benissimo lo stesso. Come con questa sintassi qua, io gli dico che cosa ipotizzo che dovrebbe essere l'output di questa string, di questa funzione, ma in realtà non è assolutamente detto che debba essere così. Ok? E poi qua ci sono un po' di esempietti dove effettivamente faccio vedere come questa cosa è assolutamente indicativa, insomma, no? Consiglio di usarlo o non usarlo? Allora, probabilmente sì, perché secondo me aggiunge molta leggibilità. Beh, certo. Diciamo che adesso io ho utilizzato diverse volte la libreria Sphinx. Però l'ho fatta con codici che avevo scritto prima l'introduzione di questa cosa qua. E la libreria Sphinx di solito sfrutta i commenti che tu vai a inserire all'interno delle funzioni, eccetera, per farti la documentazione, farti vedere il prototipo della funzione con poi le descrizioni. Non ho mai visto che cosa può fare con questi sistemi qua, ma probabilmente c'è qualche libreria o c'è qualcosina che vi permette di dire, ok, io te lo scrivo così, tu quando mi fai diciamo, l'help, diciamo, di quella funzione lì me lo vai ad arricchire con già queste informazioni che ti ho associato. Di sicuro ci sono comunque degli editor che lo sfruttano e poi ci sono a sua volta molte plugin che possono essere installati all'interno degli editor o comunque anche proprio dei comandi, delle funzioni che vengono utilizzate che possono analizzare il vostro codice e segnalarvi se fate degli errori. Ok? Diciamo che Python non vuole togliere molte delle libertà che ha, però cerca di dare degli strumenti per fare in modo che voi riusciate comunque a fare un minimo di debug, perché a volte la situazione è molto triste. Insomma, cioè può succedere molte situazioni dove è duro capire cosa sta succedendo. Allora, function. Non Ovviamente è possibile solo. ho capito. È possibile. No, no, no. Adesso ne ho messo uno, ma voi potete mettercene 10, ognuno lo potete tipicizzare, cioè dirgli di che tipo è quel parametro lì. Stringa intero. Ah, no, sì, cioè per ogni parametro gli dai un tipo. Esatto, però Sì. vedo che qui come tipo Sì. sta con una stringa, come Sì. Esatto. parametro, vuol dire passo un parametro, vuoi passare più di uno. Cioè metti una virgola e ci Sì. scrivi Esatto. parametro 2. Stringa, stringa in base a Metti quanto virgola e poi ci metti il secondo parametro come si chiama, 2 punti, int per esempio, poi virgola, un terzo, eccetera, eccetera. Cioè praticamente la sintassi non cambia, semplicemente tu subito dopo il nome ci metti 2 punti e il tipo. Okay? Però lo puoi mettere su tutti. Come non sei obbligata, puoi metterlo su 2, su 3 no, cioè, insomma, cioè puoi fare quello che vuoi, insomma, non c'è un controllo su questa cosa. Sì, beh, c'è int, string, può essere anche una classe che avete fatto voi. Cioè, esatto, cioè è un tipo di dato. Lui effettivamente qua vi ha fatto vedere che tutte le chiamate sono andate a buon fine, nessuno ha creato degli errori. Ok? Allora, poi cos'altro abbiamo? Timeit. Questo però è. Beh, ve lo faccio alla fine. Vabbè, nested function è facile. In pratica, voi potete annidare delle funzioni, la dichiarazione delle funzioni. È ovvio che la chiamata la potete fare della funzione annidata solamente all'interno della funzione, perché fuori la visibilità non c'è. La sintassi è molto banale, mettete un def annidato dentro un'altra def e poi ritornate la cosa. E qui però faccio un esempio un po' strano. Ah, sì. Praticamente diciamo che vi faccio vedere un esempio di utilizzo,
che è molto classico, cioè io ho bisogno, come ad esempio nella funzione lambda, per di prima che vi ho fatto vedere due esempi, io perché lo faccio di creare una funzione annidata? Semplicemente perché mi serve di fare una piccola funzioncina utility per fare un certo magheggio che ho bisogno di fare in quel punto lì, e quindi io la dichiaro lì sul posto, la uso e poi buonasera suonatore, insomma. In questo caso qua faccio una cosa particolare, non so se avete mai visto il metodo zip. Zip non c'entra niente con zip, cioè non comprime, ma è il nome della zip, cioè quindi proprio della cerniera. E di solito prende degli elementi e li incastra, come si fanno nelle labbra della cerniera. Lo può fare in realtà non solo con due, ma anche con tre o quattro cose insieme. Quello che fa questo sistema qui è zippare, diciamo, una lista che viene passata, e però passandogli come parametro un moltiplicatore di quello che è. Cioè, in pratica lui restituisce dei range rispetto a un valore che noi gli passiamo, e noi usiamo questa funzione per costruire tanti range che diamo da mangiare a zip, ogni volta parametrizzati in maniera diversa. Insomma, una cosa un po' strana, però insomma. E zip ha la caratteristica che non ha bisogno di avere delle liste precostruite, ma come in questo caso, sapete che vi ho detto che range non restituisce una lista, ma restituisce un iteratore. Quindi lui i valori li genera man mano che io li uso, non li alloca tutti in memoria, e zip sfrutta pieno questa funzionalità qua. E quindi lui prende gli elementi, andandoli a chiamare dai tre range che sono andato a creare, e li va a compattare insieme. Andiamo a vedere cosa succede a chiamare questa cosa qua bellissima. E come vedete lui ha creato, praticamente mi ha fatto lo zip, però utilizzando tre, diciamo, livelli diversi di range. Io gli ho passato tre parametri e lui mi ha costruito quindi una lista di coppie utilizzando questi tre parametri di volta in volta. E, ok, sì, perché qua avrei potuto mettercelo. Potrei fare anche un esempio qua aggiuntivo per farvi vedere quest'altra cosa che magari chiarisce un po' di cose. Per farla vedere la differenza. Come vi ho fatto vedere altre volte, cioè lui cosa fa? Lui restituisce le tuple, perché questo zip praticamente costruisce tante tuple, no? Io posso prendermele e metterli dentro una variabile unica, quindi in questo caso coppia, che poi in realtà è una tripletta, comunque è una tupla, oppure io posso espandere i valori, come sto facendo qua, e quindi lui nel print, vedete, mi ha messo gli spazi, cioè i valori sono strutturati più o meno nella stessa maniera, però in questo caso li ho già aperti assegnando le tre variabili, insomma, no? Due modi per fare la stessa cosa. Domande? Dubbi? Perplessità? Troppo bravi. Allora, le classi abbiamo fatto tutto. Scusa? Va bene. È rimasto giusto il tempo per guardare i decoratori Super Watà e il Timeit. Allora, e i generatori, sì, che sono. Allora, guardiamo l'esempio decorator.py. Allora, qui faccio qualcosa di un po' più hard delle altre volte. Ho definito una funzione che si chiama scrittore. Okay? Questa funzione
ovviamente prende come parametro un'altra funzione. E poi che cosa fa? Va a definire un'altra funzione al suo interno, diciamo annidata. Questa funzione fa un print prima, chiama la funzione che io ho passato come parametro e poi fa un print dopo. Dopo che cosa faccio? Restituisco questa funzione annidata che sono andato a creare. Io qua praticamente ho fatto un decorator factory, cioè io ho costruito un decoratore al volo, un pochino come abbiamo fatto con il parametro 5 della lambda, cioè che gli passavo il parametro che volevo aggiungere. Io ho costruito una funzione attorno alla funzione che gli ho passato. Dopo io questa funzione qua la posso usare come decoratore. Cosa ve l'avevo spiegato forse anche prima, no? Cioè, per me è un decoratore semplicemente una funzione che prende come parametro un'altra funzione. E io quindi ho fatto una funzione e ora la uso come decoratore su questa. Faccio una chiamata che si chiama una funzione che si chiama chiamata, che dà semplicemente un output che è durante. Adesso dopo andiamo a vedere l'altro esempio, ma proviamo intanto a vedere cosa succede facendo questa chiamata qua. Allora, lui ha scritto, quando abbiamo chiamato questa riga qui, diciamo, prima, durante e dopo. Quindi questa cosa può esserci utile quando noi vogliamo, per esempio, loggare tutte le volte che chiamiamo determinate funzioni. Ma addirittura possiamo anche parametrizzarla sta cosa. Noi potremmo dire che il print o magari il log o qualcos'altro lo facciamo solo in base a una variabile che settiamo in un posto. Quindi dire, ok, quando funziona normalmente tu non scrivi niente, quando devo fare il debug attivi sta cosa e lui mi scrive delle informazioni su tutte le volte che chiamiamo quelle funzioni lì. È molto potente sta cosa. Andiamo a vedere un attimino il secondo costruttore che ho fatto, faccio una cosa simile, però lo faccio misurando il tempo di chiamata. Quindi io posso al volo mettere in piedi dei piccoli benchmark per vedere se le mie funzioni sono lente. Cioè io vedo che il mio programma ci mette molto a fare certe operazioni, voglio andare a trovare dove è il problema, il collo di bottiglia. Io basta che faccio il mio decoratore, anche mentre sono in debug, comincio a appiccicarlo alle funzioni su cui voglio indagare, lui automaticamente tutte le volte che le chiama mi dice quanto tempo ci hanno messo ad eseguire. Questo qua è potentissimo. Esistono anche strumenti e librerie che fanno cose simili, però ovviamente. E quello che è successo qua, infatti, lui ha detto che tempo di esecuzione è questo numero qua enorme, con non so, un sacco di decimali, vabbè, molto preciso nel dirci quanto tempo ci abbiamo messo. Sempre per dirvi quanto sono, insomma, belli i decoratori. Ok, dopodiché qui abbiamo, beh, un bellissimo decorator 2, che andiamo a vedere subito. Ok, questo è un po' più divertente, mi sembra. Allora, allargo un po' perché così riesco a leggere tutto su una riga. Allora, andiamo a vedere che cosa succede. Allora, ho fatto una funzione che si chiama escape args, che riceve come parametro una funzione originale. Ok, qua ho chiamato, mi sono scatenato come fa la fantasia. Si chiama original function. Al suo interno creo una funzione annidata che si chiama new function. Quindi faccio la differenza tra quella nuova e quella vecchia. New function prende come argomenti un numero indefinito di argomenti, può prendere quanti ne vuole, e sia posizionali, primo asterisco args, che chiave valore con il secondo. Ok? Quindi praticamente voi gli potete passare quello che vi pare, a lui gli va bene. E che cosa ci fa? Intanto usa come si chiama? La list comprehension. Quindi in una riga sola fa tutto. Prende args e lo va a sovrascrivere. Ok? E con cosa lo sovrascrive? Con arg replace. Va a cercare all'interno dell'argomento args, che diciamo che qui partiamo dal presupposto che sia una stringa, che sto facendo un escape, quindi sto facendo un'operazione sulle stringhe, no?
Vado a ripiazzare tutte le graffe con la graffa doppia. Dopodiché prendo il risultato di questo replace, perché ricordatevi che il replace non modifica la stringa, ma vi restituisce una copia modificata della stringa. Quindi questa chiamata qui ci restituisce una stringa in cui tutte le graffe sono state sostituite con delle graffe doppie. Il risultato è ancora una stringa, un oggetto stringa, che è questo il metodo replace, e quindi vado a rimpiazzare in questo caso le graffe chiuse con le doppie graffe chiuse. Questa cosa qua lui me la restituisce se è un'istanza di stringa, quindi vado anche a controllarlo. Altrimenti mi restituisce direttamente arg. Questo if è praticamente è il corrispondente del punto interrogativo con i due punti del C. Cioè voi potete dire prima cosa deve restituire nel caso vero, poi ci mettete if la condizione e poi ci mettete else il caso falso. È un po' contrario, però se lo leggete effettivamente la pronuncia è questa. Così se è vero, altrimenti cos'ha? La lettura è questa. Questa cosa qua è l'oggetto che lui restituisce. Ma questo io l'ho messo da questa parte. Vi ricordate che abbiamo visto la list comprehension con l'if alla fine? Però qual è la differenza? Che se io metto l'if alla fine, lui mi restituisce solo gli elementi in cui l'if è verificato. Invece io qua non voglio fare questo. Io voglio che lui gli elementi me li restituisca tutti. Ma quando me lo restituisce in una maniera o nell'altra. E quindi l'if l'ho messo prima per questo. Per tutti gli arg che sono compresi in args. Ok? Quindi che cosa succede? Lui dice, tu mi passi degli argomenti a caso che io non voglio neanche sapere cosa siano. Se sono delle stringhe, io cerco se ci sono delle graffe chiuse e aperte e rimpiazzo con delle doppie graffe chiuse e aperte, altrimenti ti restituisco l'elemento come me l'hai mandato. Se intero, con classe, qualsiasi cosa sia, non mi interessa. Non è una stringa, quindi io non te la tocco. Dopodiché cosa faccio? Restituisco original function, okay, a cui passo il nuovo args e poi gli passo i key args che sono gli altri argomenti. In questo caso avrei potuto toccare anche create args nella stessa maniera, ma non l'ho fatto. Quindi questa azione prende i parametri e restituisce l'originale con i parametri modificati. Da bravo diciamo, factory, restituisco la mia nuova funzione modificata, cioè richiamata. Ho fatto un esempio simile, però qui faccio una cosa un pochino diversa. Faccio una funzione che si chiama printResult, che semplicemente mi permette di avere delle funzioni che restituiscono un valore. Però a me questo valore mi interessa assegnarlo delle variabili. Però vorrei fare in modo che anche quando faccio, assegno il valore restituito a delle altre variabili o qualsiasi cosa ci faccio, lui il valore ritornato me lo dia come output. Ok? E quindi io faccio sempre lo stesso meccanismo. Quindi faccio la funzione che si chiama in questo caso printResult, come parametro prende la funzione originale. Crea una funzione annidata che prende sempre questi bellissimi parametri. Dopodiché lui cosa fa? Si memorizza in una variabile il risultato della chiamata alla funzione originale. Quindi lui la chiama e si memorizza il risultato. Fa il print del risultato e poi restituisce la funzione. Ok? A questo punto lui cosa fa? Restituisce la nuova funzione che ha costruito. Andiamo a vedere cosa succede quando faccio queste cose. Allora, io qui cosa ho fatto? Ho arricchito la mia funzione pippo con due decoratori. In questo caso qua potremmo anche fare delle prove a vedere di cambiare l'ordine. Dovremmo vedere che la cosa un po' cambia. E pippo che cosa fa? Gli passo tre parametri e lui mi printa in output i tre parametri e mi ritorna una tupla con i tre parametri. Non ricordo la bellezza di questo coso qua, ma ci guardiamo un attimino. Dopodiché cosa faccio? Chiamo Pippo
e gli provo a passare una stringa del piffero, un numero, e gli passo una stringa che contiene delle graffe perché voglio vedere se funziona il mio escape. Andiamo a vedere che cosa succede. Non ricordo più come si chiama. Corretto 2. Ok. Allora, come vedete, lui ha questo primo print qua, dovrebbe essere questo. Adesso magari per chiarezza evidenziare meglio. Metterci tipo, non so, qui primo. Ok, vedete che questa qua è il primo print che lui ha inserito dentro la funzione. Come vedete, lui cosa ha fatto? Ha già modificato i parametri che gli ho passato. Io gli ho passato le graffe, lui dentro ha ricevuto la stringa modificata. Poi che cosa fa? Dopo mi ritorna la tupla A, B e C, quindi i tre parametri che gli ho passato in forma di tupla. Però che cosa succede? Io questa cosa qua lui la scrive. E qua non l'ho scritto io qua sotto, lo fa lui dentro qui perché io gli ho appiccicato quest'altro decoratore, il quale prima di fare la chiamata mi restituisce l'output. E infatti io qua, che questo lo potrei inserire qui per vedere la differenza, anche qua, per evidenziare meglio la cosa, largo un attimo per vedere meglio l'output. Lo rilancio perché ho visto che c'è qualche piccolo problema nel. Allora, lui fa, primo ha scritto i parametri, nel secondo, io anche se non li avevo scritti, mi ha printato l'output della mia funzione, cioè quello che ha ritornato la funzione. Quindi avete visto che, cioè, in realtà le cose che potete fare sono miliardi, cioè potete fare anche le cose più avanzate. Questo qua è un esempio molto simile a quello che vi avevo detto io, dove magari per costruire l'HTML andavo a modificare i parametri che passavano, no? In questo caso qua usiamo un escape per vedere di. Questi casi sono mille di cose che potete fare. Potreste anche dire, ok, siccome uso delle funzioni con cui disegno dei grafici o faccio delle cose di un certo tipo, con delle coordinate, io posso fare delle funzioni con cui parametrizzo di modificare le mie coordinate con dei gain, quindi poterle amplificare, rimpicciolire, semplicemente con un parametro che, e tutte le chiamate che faccio alle mie funzioni automaticamente ricevono questa cosa. Adesso potrei stare qua 2 giorni a dirvi esempi di questo tipo, no? Domande su questa cosa qua che abbiamo fatto su Decorator Factory sono veramente molto potenti, no, non proprio super intuitivi subito, però molto divertenti. Vado avanti spedito che ormai abbiamo finito e c'era secondo me l'ultima cosa che era proprio il Decorator Factory, che forse c'è un altro esempio, poi secondo me l'abbiamo visti tutti. Ah no, c'è rimasto il Time It, quello è molto facile. E Vim Decorator Factory. Perfetto. Allora, questa qua, vabbè, alla fine è un esempio sempre di quello che abbiamo fatto negli altri casi. Però in questo caso qua è il decoratore, qui non ho fatto un esempio d'uso, comunque lo possiamo immaginare. È un decoratore che però riceve un parametro. Quindi è un decoratore che costruisce un decoratore, ok? Che definisce una funzione e me la restituisce, quindi è una roba un po' avanzata. In pratica, quello che vi dicevo, come faccio a parametrizzare il fatto di attivare o disattivare il log? Lo faccio con un decorator factory. Quindi io costruisco questo decoratore a cui passo un parametro, che può essere una variabile del mio programma. Al suo interno, lui che cosa fa? Se ho attivato il logging, lo fa, altrimenti no. Lui mette decorator, che è il vero e proprio decoratore che verrà poi applicato, che è la funzione che gli è stata passata. Dopodiché lui mi printa hello from the run, before run, scusami, e dopodiché faccio l'handle, gestisco gli argomenti, quindi
quindi A e B, vabbè, faccio if A, eccetera. Poi vedi se ho attivo logging, allora printo altering argument to 100, altrimenti non lo printo. Ok? No, questo qua è soltanto modifico un argomento io, cioè qua. Poi in realtà non. Sì, quindi qua sto dicendo cosa sto facendo. Gli sto dicendo che sto per modificare il parametro A, lo sto mettendo a 100. Se io qua gli passo login uguale a true, lui questa cosa qua me la scrive ogni volta che la fa. Se io gli passo false, lui non la scriverà, la farà solo. Ok? Capisco che l'orario non aiuta. Insomma, però. Cioè, in pratica qual è il concetto? Che io faccio lo stesso giochino dei decorator che ho fatto prima. Però qui io, usando un factory, in una fabbrica di lavoro, io posso cambiare il comportamento del mio decoratore con un parametro che gli passo. Quindi fate conto che quando usate il tilde con il decoratore, fra parentesi, ci potete mettere un parametro che è true o false, in base a se volete attivare o no il log. Ma questo non calcola tempi, semplicemente scrive un log di quello che fa oppure non lo scrive. Adesso io qua ho fatto un esempio, come al solito, stupido e semplice, però per far capire il concetto. Alla fine io qua dentro, cosa volevo spiegarvi? Che potete andare a consultare un parametro che avete passato al decoratore quando l'avete usato, ok? Il concetto è quello. Quindi potete attivare e disattivare la misura dei tempi se fate voi un decorator che fa questa cosa, o attivare e disattivare il log se fate un decoratore che fa i log, ok? Per i tempi, aggancio questa cosa qua, c'è l'ultima cosa che vi faccio vedere, che è timeit, che è molto comodo. Allora, timeit è una funzionalità che voi potete utilizzare quando chiamate i vostri script, che vi consente di misurare il tempo che ci mette il vostro script ad essere eseguito. Lui però lo fa in una maniera abbastanza intelligente perché lui non lo esegue una volta sola, ma lo esegue in base un po' ad alcuni suoi parametri, magari anche qualche migliaia di volte, e poi vi dà una media di quelle sono le tempistiche che lui ha misurato per farla. Questo viene fatto, mi fa eseguire tante volte fare questa cosa qui, perché noi adesso abbiamo dei sistemi operativi su cui lavoriamo normalmente, non è la regola però, che non sono considerati deterministici. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo una serie di processi che fanno mille cose insieme, il cosiddetto multitasking. Questo vuol dire che quando noi chiediamo al compilatore, al programma di eseguire delle cose, non possiamo prevedere con esattezza le priorità che questo attività che gli abbiamo dato, insomma, il kernel darà le operazioni che deve eseguire e quindi non possiamo sapere con certezza quanto ci mette a farle. Presumiamo una media di. Esistono sistemi operativi che sono chiamati deterministici o comunque chiamati anche real time, che invece hanno un'architettura di gestione dei task molto diversa e in quei sistemi lì, se tu programmi come si deve, una cosa che ci mette 3 millisecondi o 5 secondi, tutte le volte che le esegui ci mette questo, quel tempo lì. Non sono più veloci o più lenti, sono solo deterministici, cioè ti garantiscono che lavorano sempre con la velocità. E noi non usiamo quasi mai questi sistemi, io li ho usati in passato, insomma, per fare automazione, ma i sistemi operativi che si usano di solito non sono deterministici e quindi viene fatta questa media dei valori. Come si fa a utilizzarla? Qui ho messo alcuni esempi che adesso proverò a riproporre qua di fianco.